140 km in bicicletta attorno ai monti della catena Matesina, un percorso tortuoso, aspro, con partenze e arrivo nel centro di Frosolone. Domenica 27 appuntamento per la seconda edizione della Gran Fondo del Matese, gara valida per il campionato regionale della Federazione Ciclistica Italiana. L'apprezzamento rivolto agli organizzatori da Guido Cavaliere, presidente del CONI Molise. È un'attività importante questa che si va a svolgere e a presentare questa sera, perché è veramente promozione del territorio. Indipendentemente dall'evento sportivo, che già è rilevante, ha un suo peso notevole, far conoscere le bellezze della nostra natura, portare le persone in zone di grosso spessore, di grosso interesse, come questa che è la zona di Frosolone, che sarà un po' il teatro di questa manifestazione, è una cosa veramente meritoria. Noi come CONI siamo vicini a queste attività e rinnoviamo la disponibilità per ogni forma di collaborazione, anche per altre iniziative, perché promuovere questa attività significa non solo sostenere lo sport, significa formare i giovani, educarli al sacrificio, perché queste, quando si parla di ciclismo, oltretutto qui si parla di gran fondo, quindi siamo ancora più avanti, si tratta di vivere con determinazione l'attività, ci si educa a sacrificio, come dicevo, al rispetto delle regole, alla conoscenza di se stessi, quindi veramente sono molto molto compiaciuto per questa seconda edizione. All'Associazione Sportiva Largo Sole, la promozione di una competizione volta tra l'altro a far conoscere il territorio, collaterale alla Gran Fondo, un'estemporanea di pittura, attività ludiche per bambini e animazioni musicali.